Ciao bambini, sono la maestra Barbara. Oggi ho trovato questo bellissimo libro che si intitola Ho visto una talpa e ho pensato di leggervelo. Poi, se avete voglia, faremo anche una cosa insieme. Siete pronti? Ho visto una talpa. Oggi ho visto una talpa piccolissima. Oh! Visto una talpa molto grande. Io ne ho vista una che era molto veloce. E io ne ho vista una che rallenta come non mai. Ah! Oggi io ho visto tantissime talpe. Pensa. Io invece ho visto una talpa di qua e una talpa di là. Guarda. Io ho visto una talpa tutta sotto sopra. Da non credere. È lei, è lei. È lei, è lei, sono loro. Oggi in giro non si vede proprio nessuno. Dice la piccola talpa. Allora, vi è piaciuto? È davvero divertente. Ognuno vedeva la stessa talpa in un modo diverso. E tu come la vedresti la talpa? Prova ad immaginarla e a fare un bel disegno. Poi, se hai voglia, ti propongo anche un'altra attività. Hai visto le pagine di questo libro? Sono bianche, disegnate di nero, oppure nere, disegnate di bianco. Allora, se voi avete un foglio nero e un foglio bianco a casa, potete fare un lavoro insieme a me. Allora, su quello bianco scegliamo un disegno da fare con il nero, per esempio una lumachina, uno dei personaggi di questa storia. Ecco. E su quello nero invece useremo il colore bianco. Ecco qua. Qui facciamo il camaleonte. Una bella coda arrotolata. E due occhi, uno che guarda da una parte e uno che guarda dall'altra. Eccolo qua. Oppure degli altri animaletti che preferite. Per esempio, io ho provato anche a fare una formichina e un ragnetto pieno di occhi. Provate anche voi. Mandateci le vostre foto, mi raccomando. Ciao bambini!